Quello che noi vogliamo è eliminare il Green Pass e dare una vera sicurezza alla scuola, perché il Green Pass non dà assolutamente sicurezza. Sit-in del mondo della scuola in piazza Ponte Rosso per dire no al Green Pass e adottare altre misure per garantire la sicurezza di insegnanti e studenti nei plessi scolastici. Circa un centinaio di persone è sceso in piazza questa mattina. Il Green Pass, anzi, permette a persone che è stato dimostrato, cioè i vaccinati, sono comunque contagiabili e contagiose, di entrare in una classe e contagiare colleghi e alunni, allievi. Noi chiediamo invece i tamponi salivari per tutti quanti, quelli di ultima generazione che hanno dimostrato di avere una sicurezza pari o superiore all'80%, e chiediamo che vengano fatti a tutti, sia vaccinati sia non vaccinati, e anche ai ragazzi, anche ai bambini, perché essendo quelli tipo lecca-lecca non sono assolutamente invasivi ed è l'unico modo per poter andare a scuola in sicurezza, se veramente vogliono farci andare a scuola in sicurezza, se l'obiettivo è questo. Contestualmente allo sciopero del personale scolastico, insegnanti e genitori hanno ribadito di voler raccogliere più persone del mondo della scuola possibili per portare avanti la battaglia, motivo per cui a questo presidio seguiranno altre manifestazioni. L'idea è appunto quella di riuscire a coordinarsi tra ragazzi anche delle superiori e dell'università, ovviamente ci servono i maggiorenni, e genitori e insegnanti di ogni ordine e grado. Stiamo cercando di coinvolgere anche gli insegnanti della scuola dell'infanzia comunale, che purtroppo sono sempre dimenticati dai sindacati perché sono sigle nazionali. E per poter aderire come comparto scuola e dire la nostra anche a quello che sta succedendo in città, ai cortei e tutto quanto.